Buon pomeriggio e benvenuti al Palazzauri. È la prima partita degli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei vari gironi. Si incontrano la Stella Azzurra e l'Umana Reyer Venezia. Stella Azzurra è arrivata seconda nel proprio girone, l'Umana Reyer Venezia è arrivata terza nel girone B. Logicamente Stella Azzurra è arrivata seconda nel girone A. Gli arbitri dell'incontro, il primo arbitro è il signor Marcello Manco di San Giorgio a Cremano. Il secondo arbitro, la signora Arianna Del Gaudio di Massa di Somma. È tutto pronto. Logicamente Venezia è già in campo. Coach Zimmerle schiera con il numero 23 Bianchi, con il numero 25 Orvieto, con il numero 48 Sekulic, con il numero 54 la Rescifina e l'ultima con il numero 44 Carraro. La Stella Azzurra di coach Chimenti schiera con il numero 9 la Gheorgheva, la numero 20 Giordano, la numero 23 Garofalo, la numero 21 Barbacazze, la numero 14 Gianni. Non si inizia ancora, stiamo aspettando che al tavolo gli ufficiali di campo diano l'ok. Si parte in questo momento, la palla è nelle mani della Stella Azzurra. Garofalo attacca, serve la numero 9 Gheorgheva che si ferma, ritorna indietro, il passaggio è per Giordano, l'assist per Barbacazze, si trova. C'è il fallo in attacco di Barbacazze che si era trovato un mismatch con Bianchi, non riesce a realizzare, anzi commette fallo in attacco. Attacca adesso l'Umana Reyer Venezia e con Orvieto che apporta il palla, rischia di perdere palla, anzi la perde. La riconquista Gianni che serve Garofalo. La 23 riesce a superare la metà campo servendo Gheorgheva. Troppo alto il passaggio per Gianni. Altra palla persa. Oggi iniziano quindi le gare del dentro fuori. Chi perde lascerà queste finali nazionali. Logicamente vi diremo anche alla fine della partita chi sarà l'avversaria, la prima classificata. Ancora un tiro sbagliato della Rescifina, il rimbalzo di Orvieto che recupera il pallone, serve Carraro che attacca, arriva fino in fondo, lo scarico per la Sekulic, il tiro è il primo canestro realizzato dalla Sekulic. 2-0 Venezia. Garofalo attacca, arriva fino in fondo, trova praticamente davanti a sé un'autostrada, realizza il pareggio la numero 23 in maglia bianca. Si continua a giocare, Sekulic per la Rescifina. Rescifina più che Rescifina, c'è il fallo di Gianni, il primo fallo. La numero 14, 8 e 28 da giocare in questo primo tempo. Rimessa per Venezia, Bianchi attacca Garofalo, viene stoppata dalla Barbacazze che recupera il rimbalzo e mette la palla nelle mani della numero 23, Giordano recupera il pallone, c'è fallo, dovrebbe essere della 25 o della 23, no, è della 48 di Sekulic. Primo fallo per Sekulic e il secondo di squadra per Venezia.
due ne ha anche Roma, c'è fallo in attacco della 14 Gianni, già il secondo fallo per lei. Carraro aspetta l'uscita dell'area Scifina, però intanto la palla viene messa nelle mani di Bianchi, ferma il palleggio per Orvieto, ci pensa la tripla, poi attacca Gianni, perde palla perché Gheorghieva gliela scippa, arriva fino in fondo, Gheorghieva canestro, 4-2 Stella Azzurra. Per Roma. Bianchi per Orvieto, il tiro sbagliato, il rimbalzo è di Garofalo. È un 1-3 prima. Venezia è rientrata perfettamente. Il tiro sbagliato di Gianni, il rimbalzo è ancora di Orvieto. Spinge avanti la palla, serve Bianchi. Chiama il movimento della Sekulic, coach Zimmerle, si gira, canestro, un buon inizio di Zimmerle, 4 pari, sono 4 punti per la numero 48 di Venezia. Garofalo, Giordano da 3, realizza, 7-4 per la Stella Azzurra. Scifina riceve la palla, serve ancora Sekulic che appoggia, in questo momento è Stella Azzurra 7, Sekulic 6, segna solo la 48 per Venezia. Giordano, la palla viene intercettata proprio dalla Sekulic che allunga le mani, fa carambolare la palla sulla 21. Palla recuperata da Venezia, esce Orvieto, entra con il numero 51 Siviero. Attacca Venezia, riceve proprio la 51 che spara da 3, realizza Siviero, nuovo vantaggio Venezia, sempre di 2, 9-7. Gheorghieva. Giordano attacca Siviero, commette il fallo, la numero 51 è il primo fallo per lei. Saranno 2 liberi per il capitano della Stella Azzurra. Che sbaglia. Uno su due, meno uno per la Stella Azzurra. Ancora Bianchi attacca il canestro, lo scarico per Sekulic che stavolta sbaglia, è il primo errore della 48 dal campo. Coach Zimmer però forse la vede un po' stanca adesso, infatti ha avuto difficoltà anche nel rientrare, il tiro di Gianni non prende nemmeno il ferro, la palla è nelle mani di Bianchi, serve ancora Siviero, infrazione di passi della 51, cambio sia per Roma che per Venezia, esce Barbacazze ed entra con il numero 3 Panu, non esce Sekulic, esce Carraro con il 44 ed entra con il numero 81 Zuccon. Garofalo porta la palla, serve Gheorghieva, attacca la 9 fino in fondo, la gran palla per Garofalo, nuovo vantaggio per la Stella Azzurra.
Coach Zimmerle chiama time out, 19 per Roma. Per 5-0-7 da giocare in questo primo quarto. Le squadre sono rientrate in campo. Venezia con la 23 Bianchi, la 51 Siviero, la 48 Sekulic, l'81 Zuccon e la 54 Rescifina. Roma in campo con la 3 Panu, la 9 Giorgieva, la 20 Giordano, la 23 Garofalo e la 14 Gianni. Attacca, viene stoppata da Giordano la Rescifina, ma la palla recuperata ancora da Zuccon. Giordano tocca nuovamente il pallone. Rimangono 3 secondi sul cronometro dei 24 per Venezia per chiudere questa azione. 4:45. Siviero cerca Sekulic, invece trova Bianchi, il tiro completamente sbagliato. Coach Zimmerle chiedeva il fallo al signor Manco, che sta spiegando al coach Zimmerle il suo non fallo, il suo non fischio, chiedo scusa. Giordano ferma il pallone. Esce la Sekulic, è entrata con il numero 50 Purina, ancora Garofalo, il tiro è sbagliato, anzi era Giordano, non Garofalo. Per Roma è entrata Pelca con il numero 12, è uscita con il numero 9, no, il numero 9 c'è. Intanto c'è il fallo subito dalla Rescifina, il fallo è della numero 9 Giorgieva, saranno due liberi per Venezia. Chi vincerà questa gara giocherà contro la prima del girone B. Quindi San Martino di Lupari attacca Roma, intanto è 10 pari, 1 su 2 per la Rescifina. Avanza ancora Venezia, c'è il fallo di Garofalo, anzi no, Siviero pesta la linea bianca, palla persa dalle Oro Granata. Coach Chimenti viene richiamato perché aveva superato la zona. Giordano prende il pallone, serve Giorgieva che cade a terra, riesce però quasi a tenere la palla in gioco, la perde, da riconquistare Scifina che si fa quasi sorprendere da Pelca, finisce a terra Zuccon, la palla è ancora viva per Venezia, la palla arriva a Bianchi, non tira il tiro adesso in penetrazione, sbaglia, non riesce Purina a riconquistare il pallone, lo riconquista Garofalo, si inizia a correre, sta per tornare in campo la 44 Carraro per Venezia.
servita sotto Pelka, anzi è Panu che subisce il fallo. Vediamo chi ha commesso il fallo. La 81, Zuccon. Due liberi per Panu. È il terzo fallo di squadra per Romana Reyer Venezia. Sbaglia però Panu. Uno su due per la Stella Azzurra. Attacca ancora Venezia con Bianchi. Carraro si abbassa per ricevere, sfrutta il blocco della Purina, penetra, subisce il fallo. Vediamo forse della 23, non l'abbiamo visto, il numero. Le giocatrici erano tutte davanti a noi, guardiamo il tabellone. Ed è il numero 20. Giordano, primo fallo per lei, liberi. E in bonus la Stella Azzurra, quindi sono liberi per Bianchi, che realizza il primo e impatta nuovamente il parziale. Due su due, nuovamente avanti Venezia di uno, 12-11, Giordano recupera il pallone, serve Pelka, attacca la 12, si trova la Purina, il tiro è sbagliato, però il rimbalzo è di Panu, che non sa chi dar la palla, trova Pelka, che serve nuovamente Garofalo, 8 secondi, anzi 5 secondi, la palla per Georgieva, il tiro è sbagliato. La palla viene toccata però da Panu, sarà rimessa difensiva per l'Umana Reyer Venezia. Cambio, esce con il numero 23 Garofalo, entra con il numero 31 Messina. ...2:25 da giocare. Purina, serve Siviero, la tripla della 51 sbagliata, si lotta al rimbalzo, la palla è di Georgieva che spinge avanti la Stella Azzurra, il grande assist per Pelka che sbaglia da sotto, il rimbalzo è di Bianchi che subisce il fallo di, probabilmente della 31 Messina, e altri due liberi per Venezia. Sbaglia però Bianchi. Realizza il secondo. Più due Venezia, 13-11. 2:10 da giocare. Giordano supera la metà campo, serve Messina. Chiede calma coach Chimenti. Riceve ancora Giordano. Georgieva. 10 secondi mancano per chiudere l'azione, la palla schiacciata di Georgieva, grande assist per Pelka, si ritorna ad impattare, qui coach Chimenti chiedeva anche fallo, avanza Venezia con Carraro, cerca Zuccon ma non la trova, quindi si passa da Bianchi che scarica per Siviero, la tripla della 51 sbagliata però. È Purina che recupera il rimbalzo e realizza il, ancora il più due per Venezia. Giordano attacca, arresto e tiro, è sfortunata. La palla viene presa però ancora dalla difesa di Venezia. Zuccon, serve Bianchi ancora per Zuccon. Più quattro per Venezia. Massimo, più cinque, più quattro per Venezia. Massimo vantaggio.
per le lagunari, 4 punti. Qui la gran giocata ancora di Pelka, che restituisce l'assist a Georgieva. 17-15 Venezia, stiamo assistendo ad una bellissima partita. Oggi le partite saranno in diretta tutte sul canale YouTube dell'Italbasket. Si gira Carraro, il tiro è sbagliato, il pallone è ripreso da, il rimbalzo preso da Panu. Ultimi 27 secondi di gioco. Garofalo per Panu, che sbaglia, ancora Garofalo a prendere il balzo, sbaglia, la palla nelle mani di Siviero, rischia, serve però Bianchi, la palla schiacciata a terra per Purina, il tiro realizzato, finisce il primo quarto, 19-15 per l'Umana Reyer Venezia. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise. Ritornano in campo le due squadre, i quintetti, Sellazzurra 3 Panu, 9 Georgieva, 20 Giordano, 31 Messina, 12 Pelka, Venezia con il numero 50, 44 Carraro, 51 Siviero, 50 Purino, Purina, 25 Orvieto che spara la triple, sbaglia, la palla nelle mani di Garofalo e con la numero 81 Zuccon. Pelka attacca lo scarico per Panu, che non riesce a tirare subito, poi in reversa realizza. 19-17 il punteggio. Ancora Zuccon, serve Orvieto, attacca la 25 e infatti è palla persa, anzi no, è fallo in attacco della numero 50. È il primo fallo di Purina, esce Pelka, entra con il numero 1 d'Arcangeli, viene richiamato intanto coach Chimenti dal signor Manzo e dal signor Manco. Garofalo riceve il pallone da Messina, serve Georgieva che attacca al canestro, deve tornare indietro, sfrutta il blocco di Panu, arriva fino in fondo, alza la parabola, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Purina, la palla arriva nelle mani di Carraro, sta per entrare in campo con il numero 53,
Carrer per Venezia. Il rimbalzo è di Garofalo, che perde palla attaccata da Siviero, che riesce a mantenere anche la palla in campo e realizza un gran canestro Siviero. Nuovamente più 4, 21-17 per l'Umana Reyer Venezia. La palla rimane ancora in gioco per la Stella Azzurra. La palla allo scadere dei 24, il canestro di Messina da 2, 21-19. Siviero, serve Zuccon. Carraro per Siviero, che sbaglia da sotto. Si lotta il possesso alternato, premia la Stella Azzurra. Tre cambi per coach Zimmerle. Escono 81, 51 e 50 per Venezia. Entrano 54, 48 e 53. Gheorghieva attacca, rischia di perdere palla, la palla per Messina che tira da tre, sbagliato, forse doveva dare la palla nell'angolo alla numero uno, che era più libera, era da sola ad Arcangeli. C'è il fallo di Gheorghieva su Orvieto, saranno due liberi, è il secondo fallo per Gheorghieva. Attenzione tecnico a coach Chimenti. Esce Giordano, entra Garofalo. Saranno tre tiri praticamente per Orvieto. I due liberi per il fallo, più il tecnico tirato e segnato adesso. Bianchi sbaglia, realizza il secondo, 23-19 il parziale a 7-15 dalla fine del primo tempo. Si ritorna a più 4, si ritorna al massimo vantaggio per Venezia. D'Arcangeli ferma il palleggio per Garofalo, servita la Barbacazze che attacca Sekulic. Chiusa Messina, la tripla a due secondi, sbagliato, è la stessa 31 a toccare il pallone, parla, sarà rimessa per Venezia. Riceve palla Carrer, decide di attaccare Gheorghieva, pesta la linea bianca, palla persa da Venezia, altro cambio, esce col 31 Messina, entra con il numero 15 Franceschini. Ancora Garofalo che attacca, arriva fino in fondo, si deve fermare. C'è fallo della 25, il primo fallo per lei.
Situazione falli, due per Georgieva, due per Gianni. Per quanto riguarda Roma, Venezia ha tutte le quasi tutte le, ha ben 1, 2, 3, 4, 5 giocatrici con un fallo. Qui la Barbacazza realizza il canestro, subisce il fallo della 48 Sekulic, è il terzo fallo per lei, è il terzo, chiedo scusa, è il secondo fallo per Sekulic, è il terzo di squadra. Barbacazze può portare e ci riesce. La Stella Azzurra a meno 1, 22 Stella Azzurra, 23 Venezia, 6 e 15 da giocare. Orvieto serve Carraro, nuovamente per Orvieto, aspetta l'arrivo della recipine, c'è il fallo di Franceschini che si accusa immediatamente. Esce Georgieva, ritorna in campo la Pelca. Ancora Orvieto che attacca, si gira sul perno, il tiro di Tabella con il sottomano, 25-22 per Venezia. Ricordiamo che ci si gioca il passaggio ai quarti di finale. Palla rubata da 53 Carrer che realizza e adesso è il nuovo massimo vantaggio per Venezia, più 5, 27-22. Barbacazze riceve, si gira, non c'è il fallo, viene fermata dalla 54 Recifina. La palla a Carraro che tacca, lo scarico per Sekulic, fuori ancora per la tripla di Orvieto, sbagliata, Pelca recupera il rimbalzo. Venezia prova a scappare. Ancora Pelca che attacca il canestro, attacca la Sekulic, canestro e fallo. È il secondo fallo della Sekulic. È il terzo. Non è una bella notizia per coach Zimmer, anche se ha le giocatrici adatte a sostituire la 48. Pelca con il libero aggiuntivo. Sbaglia. La palla viene presa da Venezia, dalla 54 Recifina. Servita la Sekulic. La palla ancora fuori per Recifina. La palla ancora per Sekulic. Bella gioco a due tra dalla Recifina e la Sekulic. 29-24 per Venezia. Pelca attacca, arresto e tiro, sbaglia. La palla toccata dalla Sekulic, rimessa in attacco per Roma. Praticamente sul tiro la Barbacazze è andata in anticipo sul salto, ha permesso alla Sekulic di poter toccare il pallone per metterlo fuori. Rimessa ancora per Garofalo che attacca, sfrutta il blocco di Barbacazze, fuori per Pelca, extra pass per Giordano che non tira, attacca, c'è fallo in attacco di Giordano. Attenzione perché per Giordano è il secondo fallo. Sta per entrare Feltrin per Venezia, l'82, Sekulic, Carrer, attaccata da Franceschini, attacca la linea di fondo, la palla viene recuperata da Roma, cambio, esce la 53 Carrer, entra in campo l'82 Feltrin. Garofalo, gran palla di Barbacazze per Giordano che sbaglia da sotto
Il rimbalzo è per Venezia della 54 che serve poi i bianchi. Sekulic troppo lungo. Il passaggio, rimessa per Roma. Ancora Giordano, si ferma, serve Garofalo, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è della Sekulic, ancora per Carraro, riceve Bianchi, il blocco della Sekulic due volte, Bianchi la cerca, trova ancora Sekulic, la palla fuori per Carraro, la tripla è sbagliata, la palla viene presa da Sekulic che tira, sbaglia. Franceschini prende il rimbalzo, serve Giordano. Giordano, il grande assist per Barbacazze. Time out Venezia. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Primo tempo, più 3 Venezia, 29-26. Il grandissimo assist di Garofalo ha permesso alla Barbacazze di realizzare il meno 3. In campo per Venezia 23 Bianchi, 44 Carraro, 82 Feltrin, 54 la Recifina, la 81 Zuccon. Per la Stella Azzurra il 15 Franceschini, il 12 Pelca, il 21 Barbacazze, 23 Garofalo, 20 Giordano. Bianchi recupera il pallone. Riceve la 54 che attacca, si trova incredibilmente sola però... Giordano la stoppa, la palla ritorna nelle mani della 54 che serve ancora a Bianchi, si abbassa e riceve ancora la Recifina, stavolta la tripla in faccia a Giordano, la guarda, la sfida e segna il nuovo massimo vantaggio più 6. Giordano risponde, anzi prova a rispondere, c'è il fallo subito dalla Pelca. Dalla numero 81 è il secondo fallo per Zuccon, liberi per Pelca. Zero su due. Rimbalzo di Zuccon, la palla adesso arriva nelle mani di Bianchi. Carraro riceve, attaccata da Pelca, aspetta il blocco di Feltrin, Carraro arriva fino in fondo, il tiro sbagliato, il rimbalzo è preso ancora da Zuccon, altra tripla di Recifina, il rimbalzo è di Pelca che ferma il palleggio, la palla quasi recuperata, anzi recuperata da Venezia con Bianchi. Riceve ancora la 23 in maglia oro granata. Zuccon, scarico per Bianchi, Carraro 6 secondi, attacca Barbacazze, il tiro e il fallo di Barbacazze. Esce proprio la numero 21 che ha commesso il suo secondo fallo, ritorna in campo Panu, esce anche Pelca e ritorna in campo Gianni. Corto il primo.
più 7 per Venezia, esce proprio Carraro, entra Siviero con il 51. Garofalo. Giordano. Lo scarico per Panu che sbaglia da sotto. La palla nelle mani di Bianchi che recupera il rimbalzo. Serve Zuccon che subisce il fallo di Franceschini. Esce con il numero 82 Zuccon. Chiedo scusa, non è Zuccon. Esce con il numero 82 Feltrin, zoppicando. Segna intanto il tiro libero proprio da 81 Zuccon. Più 9. Venezia piano piano prova ad allungare, passo dopo passo aumenta il vantaggio, ma anche perché è aumentata la pressione difensiva di Venezia. La palla viene rimessa ancora in attacco dalla Stella Azzurra con 10 secondi sul cronometro. Panu si gira, 5 secondi per Giordano che subisce il fallo di Siviero. Giordano realizza. Li realizza entrambi, 28-35. Attacca Bianchi, sposta Garofalo, la palla poi è per Purina che realizza altri due punti, 37-28 per Venezia. Giordano, arresto e tiro sbagliato. Il rimbalzo è di Zuccon che serve Bianchi. Sta per finire il primo tempo. La palla per la Rescifina. Il tiro non arriva nemmeno al canestro. 28-37 il primo tempo. Noi ci risentiamo per il secondo tempo tra circa 10 minuti. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.
prendiamo. Venti secondi all'inizio del secondo tempo, il punteggio è 37 Venezia, 28 Stella Azzurra. Le squadre stanno praticamente facendo il loro ingresso in campo. Ricordiamo che chi giocherà, chi vincerà questa partita incontrerà Campobasso. No, chiedo scusa, incontrerà San Martino, avevo detto bene prima. Sekulic realizza il più 11. Per Venezia, Giordano, serve Messina. Ancora Giordano, il tiro corto, la palla nelle mani di Bianchi, che la butta via. Giordano, Barbacazze, ancora Giordano per Gheorghieva, la tripla di Gheorghieva sbagliata, il rimbalzo di Bianchi che serve Carraro, la palla è per la Rescifina, il tiro, la stoppata su Bianchi di Barbacazze, anzi non era la 23 ma era la 53 Carrer. La palla viene ripresa, riconquistata ancora da la Stella Azzurra, Giordano, riceve nuovamente il capitano della Stella Azzurra che attacca, penetra, lo scarico per Messina, il tiro sbagliato, il rimbalzo è di Carrer per Bianchi. Carraro, Carrer riceve dalla 44, arresto e tiro lungo, la palla è nelle mani di Panu che cade a terra, serve Messina, si ferma Messina, la palla recuperata da Carraro. Carrer per Bianchi che attacca Gheorghieva, lo scarico, palla persa ancora da Roma, esce, chiedo scusa, da Venezia, esce la 23 Garofalo, entra la 23 Garofalo, esce la 31 Messina, entra Siviero per Venezia, esce Carrer. Garofalo prende il rimbalzo, Gheorghieva, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Bianchi che la tocca e mette la palla sul fondo, rimangono i 14 secondi per tornare in campo Purina, esce la Sekulic, Barbacazze ancora per Giordano, il grande assist per Gheorghieva di Giordano, meno 9, 6:55 da giocare.
perde palla Venezia quasi, la stoppata fallosa di Giordano che si allontana per non protestare, è il terzo fallo di Giordano. Due su due, 41-30. Giordano, Pano, perde palla Roma, Bianchi la recupera la palla e qui spreca un 3 contro 1 Venezia. Georgieva si sta per far portare via la palla, c'è il fallo di Bianchi su Rescifi, su Georgieva. Si deve asciugare il parquet. Sta per tornare in campo Orvieto. Esce la 54. Appunto esce ed entra la 25. Rimessa per la Stella Azzurra, riceve la Barbacazze, lo scarico per Panu, ancora per Georgieva, avanza la 9, riesce a fare un gran bel canestro mandando via la propria compagna di squadra Barbacazze. Roma ritorna a meno 9, Orvieto tiro sbagliato, il rimbalzo è di Giordano. Garofalo, ancora per Georgieva che serve a Barbacazze, la palla gli viene scippata da Carraro, arriva fino in fondo, il tiro è sbagliato, la palla toccata da Panu, sarà rimessa per Venezia. Carraro recupera il pallone, Bianchi trova spazio, si ferma, la palla fuori per Purina, palla persa, anzi riesce a tenerla viva, sempre Orvieto, la tripla di Bianchi è sbagliata ma è ancora Orvieto, la più lesta di tutti, Carraro attacca, arriva fino in fondo, anzi non è Carraro ma era la 51 Siviero. Esce Panu, entra Gianni, terzo fallo, anche per Barbacazze, ritorna in campo Pelca, esce alla 23, Garofalo. Avanza Giordano, lo scarico fuori per Gianni, riceve ancora la Giordano da Pelca, c'è canestro e fallo di Giordano, il fallo subito
di Giordano da parte della 25, Orvieto. È il secondo fallo per Orvieto. Carraro lascia il campo per Zuccon. Che sbaglia. Però la Balbacazze recupera il pallone. Fuori per Pelca. Ancora per Giorgeva, che serve Barbacazze. Palla persa dalla Stella Azzurra. ...4:37 da giocare in questo terzo quarto. 42 Venezia, 34 Stella Azzurra. Zuccon realizza il più 10 per l'Umana Reyer Venezia. Giordano fa ancora una gran giocata, ancora un gran canestro per Giordano. Attacca Orvieto, regala la palla a Georgieva, che supera con l'aiuto di Pelca la metà campo, servita a Barbacazze, nuovamente Pelca. Roma che prova a rientrare. Ancora Barbacazze che attacca Purina, si gira, palla fuori per Georgieva. Time out. Dovrebbe essere stato chiamato da coach Zimmerle. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. La seconda gara che vedremo alle ore 16:30 sarà quella tra la Jazz Basket Sesto San Giovanni contro l'Autospeed Castelnuovo Scrivia. Rimessa la palla in gioco, 44-38 il punteggio per l'Umana Reyer Venezia. Chi vince incontra domani, diciamo anche l'orario, così ve lo segnate già. Tanto c'è il canestro da tre realizzato. La partita dovrebbe essere, a meno che la in accordo tra le squadre non si cambia orario, ma dovrebbe essere ore 16:30 la vincente di questo incontro contro la Lupe San Martino. Avanza le Scifina, subisce il fallo della 12 per Pelca, è il fallo numero 1. Liberi per la Scifina.
2-2. Nuovamente più 11. Qui il grande assist ancora di Georgieva, la numero 9 per Barbakadze. 49-40. Il vantaggio per Venezia. Palla in mano Lumana. Il tiro realizzato da Orvieto. Pelka. Sono 2-10 da giocare. La palla rimane in attacco per la Stella Azzurra. Cambi, escono l'81 e la 50 per Venezia. Ed entrano la 44 e la 48. Per la Stella Azzurra escono la 21 e la 9. È uscita anche la 20. No, la 20 in campo. Sono entrate la 23, la 15 e la 3. Non abbiamo visto la terza. Il fallo è subito da Giordano. Saranno liberi. Vediamo di chi è il fallo. È della numero 54. Primo fallo. Giordano realizza il meno 10, meno 9, 2-2. Si interrompe non abbiamo capito questa interruzione. Riesci fino a recuperare la palla per la tripla di Orvieto, più 12, nuovo massimo vantaggio Reyer. Giordano arresto e tiro, sbaglia Sekulic al rimbalzo. La palla recuperata da Pano, che serve Garofalo. Ancora per Franceschini, palla per Roma. Time out per Roma. Siamo italiani, facciamoci sentire, e il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Giordano, mancano 10 secondi per chiudere l'azione per Roma. E palla persa, anzi no, possesso alternato che premia ancora Roma, ma è un secondo. Esce
Franceschini entra d'Arcangeli. Giordano tira da tre, non arriva al ferro, palla recuperata da Venezia che con Siviero rimetterà la palla in gioco. Sbagliato il tiro di Siviero, il rimbalzo è di Gianni che però regala ancora la palla a Venezia. Carraro, la tripla sbagliata, la Rescifina recupera il rimbalzo. Orvieto ancora per Carraro, ancora un errore, il rimbalzo stavolta è di Giordano, la palla schiacciata a terra per D'Arienzo che serve nuovamente Giordano che in modo intelligente tira la palla addosso a Orvieto e sarà rimessa per Roma. Rimessa di Giordano per Garofalo. D'Arienzo, Arcangeli avanza la numero uno, ferma il palleggio, perde ancora palla a Roma, contropiede di Carraro che sbaglia, il rimbalzo è di Gianni, possesso alternato che premia Venezia, sta per tornare in campo Bianchi. La palla arriva a Sekulic, ancora per Bianchi, Sekulic cerca di ricevere palla e finisce qua il terzo quarto. Attenzione, pensavamo ad un fallo, 54-42. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise. Ultimo quarto di questa prima gara di spareggio per le finali nazionali Under 19 femminile. I quintetti in campo, Georgieva, Gianni, D'Arcangeli, Giordano e Garofalo per Roma.
Georgieva attacca, si ferma, non vede nessuno, lo scarico per D'Arienzo, ancora per Gianni, 7 secondi, alza la parabola, c'è il fallo di Zuccon, probabilmente, vediamo un attimo, 81, Zuccon, è il terzo fallo, Zuccon recifina Siviero, Sekulic e Bianchi, il quintetto per coach Zimmerle. E 0 su 2 per Gianni, la palla viene toccata da Zuccon, rimessa ancora per la Stella Azzurra. Georgieva, lo scarico per Giordano, la tripla della 20 sbagliata, si lotta, Zuccon esce vincitrice, avanza ancora Bianchi. Zuccon stava per scivolare, la palla fuori a Siviero in reverse, più 14, Giordano manda via D'Arcangelo, D'Arcangeli chiede l'aiuto di Gianni. E qui gran giocata ancora di Giordano, che subisce il fallo forse della Sekulic. Così è. Quarto fallo per Sekulic, che lascia il campo a Purina. Due su due Giordano, 5-6-4-4. Bianchi porta avanti il pallone per Venezia, serve la recifina ancora per Bianchi, viene spinta leggermente la 23, si continua però a giocare, si ferma la 54, il tiro è sbagliato, la palla viene recuperata dalla Stella Azzurra con Garofalo che si ferma. Aspetta l'arrivo di Giordano, Giordano attacca, il tiro ancora sbagliato, il rimbalzo è di Zuccon che serve Bianchi. Purina. Ancora Purina, il tiro a 2 secondi, sbaglia, la palla è di Garofalo. Corre avanti Garofalo, serve Georgieva, costretta a fermarsi. Il tiro è sbagliato, è stesso lei però a recuperare il rimbalzo. E ancora una volta possesso alternato, la freccia premie Venezia. Torna in campo Carraro, esce Zuccon. Non proprio contenta, la numero 81. Il tentativo di Bianchi di servire Carraro. Cambio. Esce Gianni, entra Pelca. Rimessa per Venezia.
riceve Bianchi, ancora il fallo è di Georgieva, terzo fallo, due liberi. Bianchi realizza il primo. Realizza il secondo. 58-44. 7-15. Da giocare. Sta per tornare in campo anche Orvieto. Per l'Umana Reyer Venezia. Giordano ancora. Si abbassa Garofalo. Riceve Anzino. C'è il fallo di Garofalo. Due cambi, uno per Venezia. Ancora Bianchi, anzi era Orvieto che attacca, arriva fino in fondo, alza la parabola, sbaglia. Barbacazze recupera il pallone. Pelca attacca, si ferma, serve Georgieva che subisce il fallo di Orvieto. Saranno due liberi. È il terzo fallo di Orvieto. Il canestro 1 su 2, meno 13, 58-45 per l'Umana Reyer Venezia. Purina serve Bianchi, attacca passando dalla Rescifina, avanza la 54 ancora per Bianchi, un secondo, perde palla Venezia. Palla persa dalla 44 Carraro, sta per tornare in campo Sekulic. Qui la gran giocata di Giordano, però è sfortunata, la palla esce fuori dopo aver toccato due volte il ferro. Qui c'è il fallo. Di Pelca. Il 2 su 2 di Carraro, esce la stessa 44, entra Sekulic. Giordano, Georgieva attacca il canestro, perde la maniglia, perde il pallone. C'è il fallo di Giordano su Bianchi. È in bonus adesso Roma. È il quarto fallo di Giordano.
ancora Bianchi. Lo scarico per la Rescifina, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di D'Arcangeli che serve Pelka, poi Gheorgheva. Attacca Gheorgheva, la palla dietro la schiena, anzi dietro la testa, però perde il pallone. Bianchi. Ancora per Purina che attacca il canestro. Il fallo della Barbacazze. È il quarto fallo per lei, altri liberi per Venezia. Esce Gheorgheva. Entra Garofalo. Due su due, più 17, a 4:45 dalla fine. E qui c'è il fallo di Sekulic. È il quinto fallo di Sekulic. Entra la 81 Zuccon. Ancora Giordano fa una gran giocata, si gira sul perno, però il tiro è sbagliato. Il pallone adesso è nelle mani di Bianchi. Orvieto, la tripla di Siviero, il rimbalzo di D'Arcangeli. Giordano, Barbacazze, la grande giocata di Barbacazze per Pelka. Che realizza? 62-47, c'è ancora da giocare. Fa girare palla a Venezia, la tripla realizzata da Bianchi e c'è time out per Roma. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Ti aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise. I quinti. Roma di che è entrata Pelka, Garofalo, Messina e Franceschini. Il rimbalzo però è conquistato da Orvieto che lancia in avanti. Brutta palla persa da Venezia.
Carrer perde palla. 25, 51, 53, 81 e 50 per Venezia. Pelca, Ndie, brutta palla, la recupera Orvieto. E qui Orvieto fa il canestro del più 20, quindi sarà, meno che non succeda, veramente una tragedia sportiva per Venezia. Sarà l'Umana Reyer Venezia domani. Alle ore 16:30 ad incontrare la Lupe San Martino. Quindi si completa il primo quarto. Ore 16:30 la Umana Reyer Venezia incontrerà la Lupe Basket San Martino nel secondo quarto di giornata. Die subisce il fallo della Purina. Sono liberi per Die. 1:53 da giocare. Aspettiamo solo il finale della gara. Una partita che per un tempo è stata molto equilibrata, poi Venezia ha preso man mano il largo. 1-2 per Ndie. Orvieto perde palla, anzi gliela scippa Pelca. La palla schiacciata a terra per Franceschini, si trova però 4 maglie. Granata addosso, è l'unica che era rimasta in attacco, Orvieto, perché si è rialzata in ritardo. Il contropiede realizza. 69-48 più 21. Franceschini per Pelca, ancora per Ndie che perde palla. Siviero rimetterà la palla in gioco per Orvieto. 1:05 alla fine. Si interrompe qui la corsa di Stella Azzurra. Arrivata seconda nel proprio girone. Il fallo è della 31 bianco con Messina, due liberi per Zuccon. Due su due. Alza la parabola a Garofalo ma sbaglia. La palla arriva nelle mani di Zuccon. Purina, Orvieto. Il tiro. Il rimbalzo di Garofalo che serve Pelca, sbaglia. Ancora Venezia in attacco, 10 secondi. Forse si conclude qui. 48 Stella Azzurra, 71 Venezia. Venezia incontrerà nei quarti di finale domani ore 16:30. La Lupe Basket San Martino.
Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando. Bring the noise.